Allora, beh, mi è veramente molto dispiaciuto sentire gli attacchi furiosi da parte del consigliere Sala, il quale ha le soluzioni a tutto, e nel suo prossimo, almeno il prossimo giorno, mai potrà restare a questa parte, ci aspettiamo veramente miracoli. Ecco. Spiegherò un attimino che cosa è il perché di questo più 6 euro. Parto però da una precisazione. È vero, durante le varie serate che ci sono state e che abbiamo organizzato nel momento mezzo della frazione, abbiamo spiegato quali erano i vantaggi, no, come ha sottolineato lei, che avrebbero portato questo nuovo sistema di raccolta dei rifiuti. Però io ho spiegato, spero sufficientemente, comunque ho cercato di far capire che il primo vantaggio che si avrebbe avuto adottando questo sistema di raccolta dei rifiuti è un vantaggio di tipo ambientale. E mi stupisce che lei faccia questo tipo di attacchi nel momento che sta da una parte, diciamo, del Consiglio che notoriamente si fa portavoce di tutto quello che va verso la salvaguardia ambientale. Quindi prima di tutto abbiamo spiegato questo è il primo vero vantaggio. Questo. Vantaggi in termini ambientali. Prima di tutto. E mi dispiace anche che, ad esempio, un'affermazione che ho letto, penso, adesso non so, non mi ricordo, forse ho su un blog, si parla sempre del blog, dell'Italia dei valori, stasera ce l'abbiamo con te, no? Anche lui sta da quella parte, no? La parte dei promotori della salvaguardia ambientale. Io lo affermo, ma se fare raccolta porta a porta non serve a calare le tariffe, ma cosa serve? Non è, mi raccomando, tu che hai nel tuo sito di parlare italiano, tu fai essere italiano, ecologia, mi raccomando, che non serve la mia vita, di adottare dei sistemi per raggiungere determinati obiettivi. Ecco, e la raccolta porta a porta, per quanto riguarda, insomma, la carnia, ecco, perché c'è stata una delibera consigliare che ha adottato tutti i comuni della carnia, hanno pensato bene che quella era la strada giusta. Ok? Quindi i motivi, i vantaggi sono prima di tutto quelli lì, ambientali. No, perché non ha capito, no. Mi viene a chiedere quali sono i vantaggi, no, non ha capito quali sono i vantaggi. Parlando di tariffe, non è scandaloso, non è scandaloso niente, non è scandaloso. Perché non è che le tariffe le facciamo in giunta, così stabiliamo un prezzo X, no, più o meno circa, prendiamo dalle tasche dei cittadini qualche euro in più per fare altro. Si fa pagare la TIA, no, effettivamente né più né meno di quello che costa. Se costa 100 si fa pagare 100, se costa 6,8 viene fatto pagare 106,8. Okay? Quindi non può scrivere che non è giustificato, la giustificazione c'è. Poi vabbè, ci spiegherà come lei, non le sue volantine, no, le cose che noi proponiamo per il 2011, l'annullamento. Mi piacerebbe sapere come fare ad annullare un eventuale aumento sul costo di servizio aumento. Non so dove va a prendere i soldi, ci piacerebbe vedere un suo bilancio. Io sono molto curioso di vedere molte di queste cose. Parlare del perché di più 6,8. Allora, io negli interventi che abbiamo fatto in tutte queste occasioni ho detto, prima di tutto, è necessario fare anche questa cosa, perché negli anni, altrimenti, il costo di smaltimento sarebbe cresciuto e sta già crescendo in maniera esponenziale. E non stavo dicendo eresie quando affermavo che se non facevamo, non partivamo con un servizio di raccolta dei rifiuti di questo tipo, avremmo potuto avere aumenti anche del 20% della TIA. Informazioni che ho chiesto più volte, mi sono più volte confermate da parte della comunità montana. Quindi se non facevamo questa cosa qua, oggi stavamo a discutere di un più 20%. Poi,
mi viene a pensare che per fortuna che non abbiamo fatto anche tutte le cose che avete proposto una volta, mi ricordo un consiglio comunale, dove facevate l'elenco dei servizi che bisognava dare, no? Mi ricordo il consigliere Fasolini che aveva proposto addirittura di fare una raccolta degli ordini giorno per giorno, no, quindi tutta la settimana, quindi 7 giorni su 7, qui magari saremmo stati a parlare di più 26,8%. Per fortuna che non li abbiamo seguiti. Comunque, io dicevo che anche questo servizio serve per calmierare quindi i prezzi, ok? Prima di tutto, altrimenti avremmo avuto questa schizofrenia dei prezzi. Orientativamente avevamo fatto alcuni calcoli, diciamo, bisognava mettere in preventivo comunque l'aumento causato dall'inflazione, quindi il 2-3%, no? Quello del fisiologico. Quindi in realtà possiamo dire che l'aumento fatto oggi è di un 3-8%, no? Ci sta. Perché il più 3-8%? Ecco. Diciamo, abbiamo fatto delle proiezioni, no? Quella volta là, quindi abbiamo fatto delle affermazioni, come in teoria si dovrebbe riuscire a mantenere un livello della tassazione, della tariffa, più o meno sono sugli stessi livelli. È subentrata un'altra variante, no? Un costo aggiuntivo, che dopo è stato chiaramente trasferito alla TIA, ovvero questo costo, una tantum anche, è dovuto alla campagna informativa che abbiamo fatto, no? Campagna informativa che significa gli incontri, la campagna informativa che significa la distribuzione anche, campagna informativa, scusate, che significa la stampa dei calendari, del materiale informativo che abbiamo distribuito. Un costo è stato anche quello della distribuzione, ecco, perché per distribuire tutti i bidoni casa per casa, passando anche più volte dove non si trovava la persona residente, ha determinato anche in questo caso dei costi aggiuntivi. Non ultimo c'era anche insomma il costo dei sacchetti, no? I sacchetti per l'umido, che erano quelli con una quantità maggiore, entravano nel bagno, quindi diciamo il bagno di gara che è stato fatto, e più sono stati aggiunti. Allora, facendo due conti, da due cifre, tutte queste cose qua sono state circa 100.000 euro, che verranno spalmate in 2 anni. Il primo sono i famosi 77.000 euro e poi ce li troveremo, ecco, con gli altri 25, dopo dovremo andare a valutare se è il caso di acquistare ancora sacchetti, ecco, perché oggi come oggi sembrerebbe che è più conveniente acquistare la comunità montana, no? E quindi lasciare quel ricarico di 2-3 euro piuttosto che delegare, comunque lasciare i cittadini all'acquisto, non so, mediante sale, soltanto i sacchetti per l'umido. Io l'altro giorno sono andato a fare la spesa, ho dovuto pagare il primo sacchetto per l'umido a 0,20 centesimi inutilizzabile perché si è rotto come sono arrivato a casa. Quindi insomma diamo anche questa possibilità che alla fine della fiera, ecco, comunque comporta, no? In qualche modo, anche se vogliamo, di buon risparmio. Penso di aver dato giustificazione, no? Ecco, quindi non è giusto.